Sabato 15 ottobre a Milano si svolgerà l'assemblea elettiva per il rinnovo dei vertici della Federazione Italiana Sport Invernali, la FISI. Oggi qui a Pernice Group abbiamo il piacere di incontrare Tiziana Candoni che si candida proprio come consigliere del Consiglio federale della FISI. Allora Tiziana, innanzitutto grazie per aver accettato il Grazie a nostro voi. invito. Una brevissima presentazione, tanto per far capire con chi stiamo parlando quest'oggi. Allora, oltre 40 anni di insegnamento, di insegnante Senza di scienze motore. motorie, maestra di sci, poi te, Allora. allenatore federale di terzo livello, poi per 4 mandati hai fatto parte del comitato scuola della FISI, insomma, hai un po' la neve nel sangue, sei proprio all'interno di questo ambiente, conosci vita, morte e miracoli. Da dove nasce perciò l'idea di candidarti come consigliere a queste nuove elezioni? Nasce dalla voglia di mettere tutte le mie competenze a servizio della federazione, quindi vorrei proprio trovare il modo di aiutare la federazione cominciando proprio dalla base e quindi dai club, di conseguenza i club con le famiglie e di conseguenza con i bambini e a crescere fino agli atleti evoluti. Trovare una soluzione per facilitare il loro percorso scolastico. Quindi trovare il modo, assieme a una commissione che credo che andremo a fare all'interno, sempre che riusciamo Facciamo gli a essere scongiuri del presenti, facciamo gli caso. scongiuri, ma trovando delle persone giuste, una commissione giusta, credo che sia il momento di essere incisivi nel mondo della scuola per permettere proprio a questi bambini, ragazzi, adolescenti e poi atleti evoluti, arrivando fino all'università, di avere un percorso non facilitato, perché non deve essere Certo. facilitato, ma sereno, dove venga compreso che la loro attività non è una vacanza, ma è un'attività impegnativa che comincia da quando sono nella scuola primaria. E se la fortuna li accompagna, arrivare fino in alto e non è così facile, vi assicuro. Ecco, non ti chiedo di entrare troppo nel dettaglio, ma diamo magari anche quelle che sono, secondo il tuo programma, le linee guida principali, proprio perché ci sia questo dialogo tra scuola da una parte e attività agonistica dall'altra, ma non per forza deve essere a livelli, di professionisti, di campioni, ma anche a livello di base, perché poi è soprattutto la base che, ci si deve fare, a cui ci si fa Certo, riferimento, no? ma le scuole hanno gli strumenti per poter tendere la mano ai ragazzi che fanno sport e io credo che non solo la FISI, ma tutte le federazioni abbiano necessità di creare un collegamento con le scuole per dialogare e per trovare il giusto compromesso, se lo vogliamo chiamare compromesso, ma per capirci, proprio per arrivare a un significativo cambiamento. Relativo proprio a quello che sono i programmi e sono le attività di questi ragazzi all'interno della scuola. La tua candidatura, l'hai detto anche in altre sedi, è vicina a livello di idee a quella del candidato presidente Stefano Maldifassi. In caso di elezione, quale sarà il valore aggiunto che potrai portare? Quello che ho detto, le competenze che ho acquisito in tanti anni di lavoro, sia all'interno della scuola sia in ambito federale, e quindi riuscire a colmare insieme a Stefano quello che sono tutte queste carenze e finalmente essere incisivi. Questo lo ripeterò sempre perché finora non siamo riusciti a far ben capire ai docenti, ai dirigenti scolastici in generale, l'importanza che ha lo sport nel percorso formativo di un ragazzo, di un bambino e di un adolescente. Ecco, tu nel tuo programma hai parlato del fatto che sia una cosa fattibile perché l'abbiamo già fatta. Ti porto l'esempio concreto, quello del Liceo degli Sport Invernali di Tarvisio, che hai, diciamo, le fondamenta le hai messe tu. Ecco, cosa si può traslare da quell'esperienza felice alla scuola di oggi? Allora, è chiaro che una scuola che dedica le sue risorse come è stato il BACMA o come ci sono altri ski college che lo fanno, nel momento in cui, diciamo così, dedichi il tuo piano dell'offerta formativa
a un progetto come questo, è chiaro che rivolgi e acquisisci tutti gli strumenti che ti dà l'autonomia scolastica per permettere un percorso facilitato dal punto di vista sportivo. Quindi attraverso appunto la flessibilità didattica, quindi con programmi scolastici dedicati e rimane il fulcro il ragazzo e attorno al quale si crea tutto un sistema per far sì proprio che lo sport sia integrato completamente con quello che è la scuola. Perché dobbiamo dare valore a entrambe le cose. Non si può dimenticarsi della scuola perché è cultura, è formazione, è futuro. Non possiamo attraverso la scuola tagliare le ali a un sogno di un ragazzo. Ecco, tu hai fatto riferimento allo sport in generale, quindi non soltanto agli sport invernali, perché appunto nel tuo progetto sarà importante il dialogo con il governo, con il nuovo governo, proprio perché ci deve essere questa integrazione, ma nella tua prospettiva, nella tua visione, devi coinvolgere anche le altre federazioni. Sarebbe molto bello, questo è il mio sogno, di trovare un tavolo di lavoro con tutte le federazioni, ovviamente col CONI, e assieme andare con la bandiera, aiutateci a trovare una soluzione. E il nuovo governo forse avrà spazio anche per noi. Speriamo. Chiudiamo con un riferimento legato al prossimo appuntamento importante per la FISI, per tutti gli atleti, che sono le Olimpiadi. Ovviamente manca ancora un po' di tempo, ma come ti piacerebbe che arrivassimo a questo appuntamento e magari anche lo superassimo andando oltre? Beh, intanto speriamo di avere dei numeri di atleti, un contingente più ampio, in modo tale che i nostri atleti, più atleti possibile, possano partecipare alle nostre Olimpiadi. Poi, siccome sono veramente inclusive, perché abbiamo mezza Italia coinvolta, quindi mi auguro, attraverso il lavoro di 4 anni, di riuscire a portare tanti giovani che attraverso questo progetto si sono proprio appassionati. Magari solo appassionati, perché questo è anche importante, no? Dalla base appassionati ad andare a vedere quello che succede negli altri profili. Grazie, abbiamo veramente sentito spunti davvero interessanti con Tiziana Candoni, ospite di Zona Mista Magazine.